Shalom, nostra shiur shalom. Salve, il tema della nostra lezione oggi è l'importanza della connessione tra di noi per poter prendere cura del mondo. Siete invitati ad entrare nel nostro sito campo di tv/ita. Le domande che hanno a che fare con il materiale studiato saranno fatte dal vivo. Il tema della nostra lezione è l'importanza della connessione tra di noi per poter prendere cura del mondo. Secondo quello che sentiamo dai cabalisti, ancora migliaia di anni fa, il metodo della connessione che fu rivelato nel mondo insieme ad Adam Rishon, dopo Noè, Babilonia, Abramo e così via. Oggi viene espresso in una maniera che obbliga a legare a questo tutto il mondo, perché il nostro ego ha compiuto il suo sviluppo, ha smesso di spingerci in avanti. Ognuno di noi, tutti noi insieme, l'umanità aveva perso questo carburante egoistico e veramente siamo in una regressione. Il fatto che non c'è lo sviluppo non è male, ma siccome dobbiamo ascendere al gradino successivo, a entrare nel concepimento del gradino spirituale, come ci spiegano i cabalisti che sentono e conoscono questo programma che l'umanità deve realizzare, allora veramente abbiamo uno spazio per esprimere la nostra preoccupazione. E la realizzazione, l'attualizzazione del programma dello sviluppo è come l'uomo normale, quando sente che non ha il senso nella vita e chiede qual è il senso della sua vita, e allora ricerca, e quando trova il metodo nuovo, che è la saggezza della Kabbalah, allora lo può realizzare. E quello che è giusto per l'uomo è giusto anche per tutta l'umanità. Alla fine dei conti l'umanità deve aprirsi, prima di tutto, questa domanda: qual è il senso della nostra vita? Non fino a tutta la profondità come tutti quelli che hanno il punto nel cuore, ma nel suo piano almeno. E di trovare la risposta a questa domanda: qual è il senso della nostra vita? Che sta nella realizzazione del livello nuovo della connessione, della connessione reciproca e la realizzazione reciproca della vita completa. E ognuno secondo il suo sviluppo. Certo, introdurrà in queste parole la sua profondità ed interpretazione, ma comunque sia, allo stesso modo che noi, se vogliamo realizzare il nostro scopo, dobbiamo connetterci, e così anche tutto il mondo, secondo la stessa regola, che non c'è differenza tra l'individuo o la collettività, e perciò se non capiamo una cosa che deve attraversare nella collettività, possiamo vederlo nell'individuo, e più lo vediamo possiamo realizzarlo anche nella collettività. Vediamo quello che ci scrivono i grandi, i nostri grandi, i nostri insegnanti, e vedremo come potremo spiegare a noi stessi e al mondo che la connessione è la salvezza, la connessione è il gradino successivo, e l'avanzamento verso questo è il compito che abbiamo di fronte. Prego.